Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Winkelty, praticamente è una gestione di taverna, di negozio, perché possiamo vendere anche del cibo. È un gioco che è uscito a febbraio, mi era completamente sfuggito, quindi vedete che ha senso a questo punto avere anche la rubrica del non vedo l'ora, in modo che possiate anche voi consigliarmi i vari titoli. Allora, vabbè, il suffisso del gioco è Winkelty The Little Shop. Il gioco è presente su Steam, costa 8,19€ ed è in Early Access e meravigliosamente è anche in italiano. Calcolate che è tradotto, da quanto ho visto, al 92%, quindi insomma la lingua è al 92%. Se mettete francese è tradotto di più, 99%, vabbè. Insomma, ce lo facciamo andare bene e lo mettiamo in italiano. 92 buono, dai, buono, meglio che is make nothing. Allora, iniziamo una nuova bottega, iniziamo un nuovo salvataggio, procedi, abbiamo un'esperienza bilanciata, ci sono vari tipi di difficoltà, quindi la creativa con nessun debito, mobili gratuiti, espansione gratuita, relax, facile, vedete qua già abbiamo un debito, qua invece un'esperienza bilanciata, ma io sono un po' scarso, mettiamo così, No, stessi clienti, no. Facciamola bella. Ma che cavolo. In questo gioco potremo andare a mettere propri mobili, espandere il nostro edificio, dover comprare le merci le possiamo far consegnare pagando un sovrapprezzo, possiamo acquistarle direttamente dal mercanti che vengono in città. Questa cara figliola, la proprietà appartiene alla famiglia della generazione, fai quello che non siamo riusciti a fare, insomma, e andiamo avanti così, in bocca al lupo, Max Cupoman. Ti piacerebbe una spiegazione come si gioca? Non ci vorrà molto. Sì, per favore, vedete, grafica carina, in isometrica, e si cammina direttamente... Ah sì, va bene, completa la ruota, la visuale, va bene, la ruotiamo. Ricorda un po' anche... gioco simile a Ultima Online, insomma. Col tasto Tab andiamo a gestire la bottega, possiamo sbloccare, comprare panoramica e la costruzione della bottega. Dobbiamo costruire un bancone usando compra, ok, infatti poi potremo anche craftare la roba. Compriamo un bancone, il bancone lo andiamo a posizionare, dove lo posizioniamo? Il nostro negozio sarà così. Dai, lo mettiamo qua. Non muoviamo col mouse in tutte le distanze, perché lo possiamo muovere solo vicino a noi, quindi lo andiamo a mettere qui. Va bene, abbiamo comprato il bancone, posiziona 3 tavoli con oggetti esposti, quindi a questo punto andiamo sempre ad acquistare, acquistiamo 3 tavoli. No, non li mettiamo qua. Allora, li mettiamo girati così, 3 tavoli, Allora, vabbè, siamo a 1. Posiziona oggetto sul tavolo. Possiamo vendere della legna, delle mele. Vendiamo delle mele. Tutto iniziò vendendo delle mele. Va bene, adesso posiziona tavoli per conto tuo. Sì, vabbè, ho capito. Non è che sono così idiota. Va bene. E adesso piazziamone un altro. Lo mettiamo qua. E abbiamo la nostra baracca per vendere. Va bene. Che cosa vendiamo? Vendiamo, beh, importante, vediamo un attimo, 25%, no, qualcosa di valore, vendiamo maglie e qua vendiamo invece chiodi, dai, proviamo così. Obiettivo completato, ci sono anche le stagioni, ecco, mi sono dimenticato di dirvelo, quindi alla fine cambierà anche l'ambiente circostante e le merci. Sei in grado di aprire la tua bottega, va bene, apriamo la bottega, no, sblocca la forgia, quanta roba che c'è, possiamo fare. Vabbè, apriamo la bottega allora. Buondì! Compra oggetti da un mercante al bancone. Paga 50 del tuo debito in 4 giorni. Buongiorno, signor Gilbert. Cioè, ti sei mangiato tutte le mele? Ok. Ah, ha comprato i chiodi e ha comprato quello. Vabbè. Scusi, le rimetto in vendita subito le mele. E le rimetto in vendita anche i chiodi. Buongiorno, ha comprato? Oh, là. Mele. E qua vendiamo una maglia. Dai. Buongiorno. Ah, ok. Questo è il mercante.
ci clicchiamo sopra e andiamo a riacquistare tante mele che vanno abbastanza a ruba, e anche della legna. Denaro 68, quanto abbiamo speso? Vabbè, compriamo questo, dai. Buongiorno, tanto stiamo incassando piuttosto bene. Io vorrei... Paga 50 del debito, dobbiamo pagare il debito. Espanditi di due caselle usando la funzione costruzione bottega. Va bene, lo facciamo. Buongiorno anche a lei. Mi compra tutto, mi comprate anche la legna. Bene. Allora, costruzione bottega. Non lo possiamo fare perché penso dobbiamo chiudere prima. Però intanto sta diventando sera, quindi direi che gli incassi sono stati assolutamente buoni. Quindi adesso aspettiamo. Poi vediamo anche come pagare il debito, perché il giorno è determinato. Più 52. Abbiamo fatto molto bene. Andiamo ad espandere la costruzione della bottega. Vedete, possiamo andare a espandere di qua. Espandiamo di qua. Sì. Anche le pareti, i pavimenti, i tipi di pavimenti, gli ingressi. Quanta roba. Va bene. Allora, confermo i cambiamenti. Posiziona un pancale per aumentare il limite del deposito. Un pancale. Vabbè. Deposito. Un pancale. È un bancale dei tempi nostri, insomma, però. Vabbè, mettiamo qua il pancale. Costa 100. Voglio pagare il mio debito prima, mi dispiace. Vorrei capire anche come pagare. Panoramica. Eventi. Abbiamo primavera. La specializzazione, agricoltura, sartoria e forgiatura, ci possiamo anche andare a specializzare. Voglio capire come si fa a pagare il debito. Sblocca pavimenti, no, qua, ok, si sale di livello per sbloccare le cose. Attrattività 1. Vabbè, me lo dirà lui come pagare, insomma, dai, mettiamo questo pancale, come ci dice, lo mettiamo lì, perfetto. Usa il bancone per ordinare e ricevere una consegna. Sì, infatti, probabilmente si pagava da lì il debito. Allora, denaro, costo, ordiniamo. Cosa ci manca? Mamma mia, se costa la roba. Probabilmente perché abbiamo un costo di consegna. Sì. Ordina. Ok. Va bene. Dobbiamo pagare il debito, eh. Apriamo? Buongiorno a tutti. Posso uscire? No, non posso uscire, evidentemente. Non si può uscire al momento. Buongiorno, Clive. Cosa posso esserle utile? Ah, mi vuole comprare il vestito? Ci sta pensando? Vorrebbe un vestito? Non ho il vestito. Mi spiace. Dovrei metterglielo fuori, ma non ho spazio. Mi spiace. Ok. Aspetti, che ce l'ho. Eccolo. Anche lei vuole un vestito? Non ce l'ho purtroppo. Metto dei chiodi, della legna ancora, dai. E lui cosa vuole? Ah, ok. Le compro altre camicie, che abbiamo un ottimo prezzo. Infatti le metto in vendita subito. Una e due. Bene. Qua che cosa vendiamo? Andiamo a vendere un'altra maglia anche lì. Ci mancano le mele. Lui vuole dei chiodi e non ho dei chiodi, però... No, mi spiace, non ce li ho dei chiodi. Però possiamo ordinarli. Arrivano lunedì. Mi spiace, non ce l'ho. Sta già passando la giornata, quindi... Ok. Mi ha portato i chiodi, va bene. Allora, qua non si fa granché. Eccoli qua i chiodi. Prendili. Volevi chiodi? Compra i chiodi. Cioè, volevi chiodi. Vabbè, giorno 3 terminato. La bottega è stata salvata. Io voglio capire però come pagare i debiti. Allora, pagamento del debito. Paga 50 del debito in due giorni. E io come lo pago il debito però? Quanto mi costa mettere... Costruzione bottega, no. Opzioni, no. Ok. Accetto. Panoramica. Obiettivi, eventi.
Specializzazione, ci stiamo specializzando anche in... beh, un po' in tutto, dai, non è male. Allora, compra. Se io compro un tavolino, un altro tavolino o una cassa usato per esporre gli oggetti. Slot 1, attrattività. Eh sì, la cassa è più bella. Dai, investiamo, tanto abbiamo 2 giorni. Metto tavolini anche qua, così che metto in vendita quello che mi manca e poi quando arriverà al mercato. Vabbè, apriamo, dai. Quando siamo pronti possiamo partire quando vogliamo. Andiamo a pagare. Ma il debito io non capisco come si faccia a pagare, ma va bene. Mi sembra tutto molto piuttosto semplice, insomma. Adesso puoi sbloccare un banco da lavoro. Molto bene. Molto molto bene. Bene, bene. Mettiamo lì, mettiamo me qui, ok. Cosa vuoi tu, Valk? Bravi, comprate la legna. Vendo solo legna adesso. Aspetti, lui vuole dei chiodi, tu non vendi chiodi, però vendi camicie a un ottimo prezzo, quindi io te le compro tutte e le metto in vendita subito, perché si guadagna anche abbastanza bene con le camicie. E tu vuoi i chiodi? Io non ho i chiodi, mi spiace. Clais, vuoi una maglia? Io secondo me con quella maglia che hai lì, perché devi andare dietro? Bravo, ha comprato tutto, eh. E adesso mele e legna, così ci specializziamo. Soldi, 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 tanti soldi. Possiamo vendere anche la lana, ma la lana è un prezzaccio, non lo so. Adesso vorrei comprare, chiudo. Vorrei comprare, allora abbiamo la mensola, no. No, ho visto che... Ok. Cassa, tavolo, mensola. No, dobbiamo sbloccare. Creazione, la forgia, il telaio, la fioriera. Tavolo grande, pietra levigate. No, sblocchiamo la forgia perché noi saremo un negozio per gli avventurieri. Ok, abbiamo sbloccata. Ok. La possiamo comprare. Eccola qui. sì, siamo un po' così, però insomma, adesso ci organizziamo, la facciamo come si deve. Allora, eccola qui. Sono inaccessibili i tavoli lì, e sono pienamente d'accordo con te. Si può spostare. Allora, rifornisci, no, togli. Ok, lo spostiamo, mettiamo qua. Lo mettiamo un tavolo qua. Poi mettiamo l'altro tavolo che svuotiamo. No, 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 dobbiamo svuotare questo perché non riusciamo a spostarlo. Ah, possiamo forgiare i chiodi lì. Ok, i chiodi li inizieremo, oh, scusate. Inizieremo a produrlo noi i chiodi. Ok. 2 di qua, 2 di là, siamo a posto, mettiamo legna, mettiamo maglia e le maglie, dobbiamo assolutamente finirle per domani, non che vadano male, ma va bene. Allora, qua possiamo forgiare i chiodi. Cosa ci serve per fare i chiodi? Ok, ci serve il legname e la... Bello, bello, bella, bella sta cosa. Allora, pagamento del debito 1 di 20, 50. Paga ora. E non possiamo pagare ora, paghiamo a fine giornata. Apri la bottega. Ok, iniziamo a pagare il debito 1 di 20. Ci siamo indebitati 50 per 20, insomma, sono 1000. Buongiorno, salve. Vendiamo solo maglie adesso. Non venderemo più nient'altro perché ho bisogno di prendere legname. E tra l'altro, mi sa che non potrò neanche investire perché devo pagare. Posso farli? No, mi manca il metallo. Ah no, ok. Chiodi, no, 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 però la legna ce la vendono a un buon prezzo, quindi la compro. Dobbiamo assolutamente pagare il debito, devi evitare di perdere la partita fin da subito.
Ok, legna. Tetta. Vabbè. Volete qualcosa? Volete legna ancora? Comprate la legna. Non ho mele, non ho mele. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Usa stazione di creazione. Ci sono soldi qua per terra. No, non posso, non posso, non posso. Devo ordinare, posso ordinare il ferro? Sì, ordino il ferro. E me lo portano. Ok. No, no, mele! Siamo una forgia adesso. Non vendiamo. Ok, tu importi quello. Facciamo un crafting. Facciamo il crafting dei chiodi. Al 96%. Ho creato i chiodi. Ho creato i chiodi. Vediamo un po'. Beh, vendiamo un po' troppa legna, secondo me. Ah, i chiodi sono a livello di inflazione, stanno scendendo. Dobbiamo calcolare anche quanto poi ci viene a costare. Però vabbè. Abbiamo pagato il debito. Ora dobbiamo pagare 60 al nostro zio, al nostro tizio in pratica. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, vediamo che cosa riusciamo. È bellino perché si gestisce abbastanza velocemente. Diciamo in azione, non in staticità. No, vuoi la lana? Non vendo lana, purtroppo mi spiace. Dovremmo anche eliminare la legna. Ok. Allora, entro 5 giorni, quindi crea 20 chiodi. Ok, vabbè, ci sono questi obiettivi che non è che... Ah, scusi, scusi, perdoni. Cosa vende di bello? Allora, vende la lana almeno 60, quindi direi che potremmo anche pensare di investire. E il ferro lo vende a prezzo normale, quindi io compro tutto e metto in vendita. Allora, metto in vendita la lana e la lana. Poi mi metto a creare i chiodi, come se non ci fossero domani. Va bene. Lui vuole una maglia e gliela do, eccola lì. Vabbè, l'ha comprata lui. Adesso vabbè, chiudiamo perché siamo al tramonto e diamo un'occhiata se possiamo andare a sbloccare qualcosa di interessante. Allora, si può sbloccare per la creazione anche la fioriera. No, il gioco promette assolutamente bene, mi sembra anche tradotto piuttosto bene. Guardate quante cose ci sono, possiamo espandere, possiamo... Il barile anche ci dà... Che cosa ci dà il barile? Vabbè, pavimenti, pietre levigate, vabbè, dovremmo espanderci, dovremmo anche pensare di espanderci, possiamo comprare il tavolo grande che ha due slot. Interessante, bouquet di tulipani, dobbiamo aumentare anche il livello 3 di... attività. Investiamo 30 e ci mettiamo la fioriera. La mettiamo qui vicino alla porta. E poi mettiamo anche il tavolo grande. Ah, ok, si può spostare così. Fantastico. 1 col tasto destro. Ok, 2. E poi compriamo il tavolo grande. Mannaggia quanto è grande. Lo piazziamo qua in mezzo. Ci mettiamo due merci sopra, ci mettiamo chiodi di nostra produzione e poi vediamo. Prezzo valore 7. Ci conviene ancora vendere il metallo, non mi serve. E la maglia, devo dire. Apriamo ancora, facciamo ancora una giornata. Rispetto a un altro gioco di cui non ricordo il nome, ma probabilmente gli appassionati di giochi di questo tipo se lo ricorderanno, in questo gioco non andiamo nel dungeon a combattere, insomma, non andiamo a recuperare materiali di quel tipo. Il gioco costa veramente una cavolata perché costa 8,19€, quindi non ci sono scuse. Quindi alla lana, dai, lana. Lui vuole legna, ma la legna mi serve perché produciamo chiodi. Cosa servirà il legno? Ah, per alimentare la foggia. Infatti. Dipende, bisogna anche sempre calcolare quanto ci costa vendere questa roba. Oh, il mercante. Quanto ci costa? Le mele? Le mele le vendono a metà.
compro due di legname, compro due di ferro e via. Le mele. Vendiamo anche mele, diamo chiodi e mele. Ma voglio capire queste percentuali. Cioè, praticamente è la percentuale di farlo bene. Cioè, stiamo comunque salendo di abilità. Possibile. Aspetta, questo ci costa valore 12. Prezzo di vendita. Eh sì, ci guadagniamo un sacco con i chiodi. Guardate quanti soldi che abbiamo lasciato qua. Non facciamo scontrini noi. No, no, vendi chiodi, stiamo... Cioè, sembrava fosse andata proprio da paura. Poi arriverà anche l'inverno, l'estate, l'inverno, insomma, cambieranno anche le merci, tipo le mele, probabilmente in inverno non ce le porteranno più. Comunque dovremmo magari metterle via noi, non lo so, ipotizzo, perché il gioco poi sarà da vedere. Questo è un po' incazzoso, ti serve qualcosa, No, 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 non farlo, non mandare via nessuno. Dobbiamo pagare un debito di 60 in 3 giorni. Quindi iniziamo a mettere via un po' di soldi. Vendiamo chiodi. Adesso penso io al mercante, compro legna. Buongiorno. La legna almeno... là, che prezzi oggi. Niente. Le compro un po' di roba. Sì, sì, perché adesso mi metto a fare chiodi. Aveva dei prezzacci oggi. Non capisco cosa sia. Ah, ma si sta salendo. Ok. Ancora uno. Ok, cosa è successo? Cioè, praticamente creiamo oggetti di classe ultra. Vediamo. Eh sì. Probabilmente. Eh sì, mi faceva scegliere chiodi di qualità ultra. Ipotizzo. Sì, ragazzi, riempitemi di soldi che vi faccio i migliori chiodi del mondo. Sì, è stato un bel investimento perché comunque abbiamo guadagnato bene. Adesso possiamo andare a riaprire di nuovo. In 2 giorni dobbiamo pagare 60, abbiamo 56, quindi ce la dovremmo fare. Vediamo se c'è la possibilità anche di creare ancora chiodi. Mi stiamo facendo proprio della grossa. Sta salendo di livello. Dobbiamo farne 20, quindi speriamo bene. Devo rifornire. Vendi chiodi. Cosa abbiamo da vendere che non ce l'ha? Legna mi serve. Vendo chiodi. La chioderia indie. Allora, mannaggia. Allora, il ferro è ancora un prezzo interessante. Mentre, facciamo 5, va. Mentre il legno ci costa un po' di più, ma va bene. Dai, facciamo quello che dobbiamo fare. Vuoi delle mele? Non ho delle mele. Dai, completiamo sta missione di fare i 20 chiodi. Perché... Ancora uno? Ancora? Ok, abbiamo fatto 20 chiodi. Ho calcolato giusto. Va bene, ragazzi. Vendiamo chiodi. 198. Mamma mia, quanto abbiamo guadagnato. Quanto abbiamo guadagnato, ragazzi. Mamma mia. Fuori tutti. Che adesso paghiamo il nostro debito. Pago ora il debito. Ora abbiamo 72 in 6 giorni. Va bene. Facciamo l'ultima giornata. È una droga sto gioco. Buongiorno, Salve. Ma là, quanti chiodi che le servono. Io continuo a produrli. Tac. E la signora vuole... Vabbè, la vendiamo la lana. Signora, lei vorrebbe del metallo? No, il metallo no, perché il metallo mi serve, devo fare i chiodi. Allora, sarà da vedere quanto è vario andando avanti. Però mi fa ben sperare questo gioco. Io adesso ti compro tutto quello che posso comprarti. Abbiamo 200, mamma mia quanti soldi abbiamo.
Vendi chiodi, vendi chiodi. Continuiamo a fare esperienza perché voglio capire cosa. Ah, possiamo fare anche i ferri di cavallo adesso. Ok, si è sbloccata un'altra ricetta. Che però sono un po' inflazionati al momento. Quindi meno 20 non ha ancora senso. Poi il ferro di cavallo serve sempre legname, ma più lingotti. Quindi io continuo a fare esperienza con i chiodi. Quando poi il ferro di cavallo diventerà più bello. Ah, abbiamo il 3% di fare un chiodo eccezionale. Ok. Beh, adesso ho fatto esperienza massima. No, no, no. Siamo a livello ultra adesso di chiodo. Ok, siamo arrivati facendoli a un livello ultra. Quindi adesso potremo mettere i chiodi. Dovrebbe essere, da quello che vedo qui, un po' retroattivo, nel senso che mi diventano tutti... No, no, probabilmente no. Infatti me li mostra diversi. Sì, infatti ho ancora 12 chiodi di qualità buona, diciamo, e chiodi poi di qualità ultra rara almeno. Comunque i fatturati stanno andando anche abbastanza bene. I ferri di cavallo rimangono così. Vediamo adesso se cambiano magari con la nuova giornata. La guerra alle porte. La maggior parte delle cose saranno più costose, specialmente il pane e il ferro. Mannaggia, saperlo. Faremo la divisione. Vabbè, il ferro. I chiodi, dai. Comprate chiodi, compra i chiodi. Questo qua è un... vedete, è un chiodo ancora di vecchio tipo. Quindi... mettiamo il nuovo. Lei vuole il ferro? Lo so che vuole il ferro, ma non lo abbiamo. C'è la guerra, quindi raggiungi livello 3 attività. No, non lo sto facendo. 3 eventi casuali. Vabbè. Allora, buongiorno, lei mi vende chiodi, ma io produco chiodi. Mi dia... mannaggia, non si trova il metallo. Vabbè, le compro del legno. Del legno che me lo fa a buon prezzo, mi fa anche delle mele, grazie. Allora, devo vendere assolutamente i chiodi. No, metallo l'ho usato tutto. Quanto si guadagna? 5-7 con questo? No, cavolo, vendi anche chiodi, mica lana. Ci sono chiodi ovunque. Qui i chiodi. Mi serve il metallo, ma deve finire la guerra, se no non riusciamo a comprarlo. Sarebbe stato figo averlo il metallo, ma era costosissimo adesso. Avessimo comprato il metallo prima, l'avessimo tenuto in magazzino, sarebbe diventato veramente figo. Poi è bello questa cosa qua del debito, perché comunque ci mette un po' di fretta. Quindi facciamo ancora un giorno. Facciamo ancora una giornata, vediamo il fatturato, rimanendo così, senza fare niente. La guerra è finita o no? Perché, allora, siamo sempre nel giorno 12 in primavera, ormai siamo nella forgiatura, eventi, c'è il boom economico, l'economia sta crescendo, con essa tutti i prezzi delle merci, e poi c'è la guerra invece, ok. Sì, ma puoi anche darmeli in mano i soldi, senza buttarli in giro. Rifornisci il magazzino. Il magazzino deve essere sempre vuoto. Sì, qua è proprio un chiodo normale, perché emana proprio una luce bianca, una verde, poi blu, sono quelli più di qualità. Ah, scusi, lei, buon uomo, porca... guardate un po' quanto costa. È impensabile. Però io mi sento... no, non possiamo buttare fuori più 1500%, no, no. Non mi compro neanche i chiodi, no, mi compro giusto uno di legno, ma non devo smaltire ancora chiodi. Voglio vedere il fatturato della fine della giornata, se ha reso bene. E qua vi do anche delle mele. Vi do del... sì, ormai stiamo tamponando gli spazi liberi vendendo roba che non c'entra, mele e cotone. Vabbè, vediamo quant'è il fatturato, però direi che guardando la cassa in basso a destra direi che mi sembra assolutamente ottimo. Se ne vada, è finita, chiuso, è chiuso, siamo chiusi. Arrivederci. Siamo per forza una donna, perché la storia è questa. Buongiorno, arrivederci, eh.
Arrivederci. Beh, valore bottega più 44. Molto bene, abbiamo fatto un gran risultato, salvo la bottega. Questo gioco è un'autentica scoperta e ringrazio anche chi me l'ha consigliato. Ovviamente adesso non posso andare a vedere il nome di chi me l'ha consigliato, ma ed è una persona che comunque è molto attiva. Non mi sfugge proprio il nome, sono in crisi, comunque si palesi qua sotto nei commenti. Lo ringrazio tantissimo. Questo gioco credo sia comunque tutto da scoprire, perché andando avanti dovrebbe introdurre altre novità. Fatemi sapere se lo conoscevate già, se avete intenzione di acquistarlo, a me sembra assolutamente ottimo. Un buon passatempo, cioè non è un classico gioco su cui passerete 1500 ore, ma ho visto comunque che chi l'ha recensito su Steam ce ne ha passate 50-60, quindi il gioco intriga e non è eccessivamente difficile, almeno a questo punto. Poi ovviamente quando dovremo ottimizzare le varie cose sarà un po' più complesso. Ovviamente con così tanti soldi possiamo garantirci di pagare il debito, quindi andare avanti giocando easy, oppure espanderci e cercare di ottimizzare sempre di più il nostro business dei chiodi. Ragazzi, alla prossima e ciao ciao.